tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno col digitale, anche le imprese chiaramente si devono adeguare, ci sono dei mezzi e degli strumenti affinché le imprese e anche i piccoli operatori possano con questi strumenti avere dei servizi immediati. Ed era importante quindi effettuare questo seminario, il quarto seminario sul digitale. E abbiamo unito a questo NAC Noti a Colori, una manifestazione, tra virgolette, un evento che stiamo facendo già da diverso tempo. Abbiamo unito la cultura, il turismo, e oggi il digitale, e quindi insomma, stiamo dando un po' di informazioni, di colori. Devo dire anche che c'è anche un po' una delusione che ho manifestato tramite un post, perché il 10 novembre abbiamo costruito questo bando, questo voucher appunto sul digitale fino a 3.000 euro la Camera di Commercio dà alle imprese, però ad oggi solamente un'azienda ha aderito, comunque ha fatto richiesta al bando, quindi c'è tempo fino al 12 dicembre appunto perché riteniamo che sia fondamentale, importante ed è un segnale chiaramente anche da parte della Camera di Commercio che sta vicino comunque agli operatori. Oggi abbiamo voluto condensare in questa giornata conclusiva per quest'anno della promozione dei nostri servizi digitali la partecipazione di un consulente di Dintec, che è la società di innovazione tecnologica del sistema cameralesche ha illustrato le potenzialità di questa realtà aumentata come un intervento molto interessante per questo tipo di. Poi abbiamo voluto una testimonianza diretta di una giovane azienda che tra l'altro ha sede legale in Catanzaro, anche se composta da giovani che sono un pochino distribuiti su tutto il territorio, anche al di fuori del territorio nazionale, che hanno creato questa nuova azienda che ha avuto una serie di premi e che si sta avvicinando al sistema proprio dell'applicazione del 3D al biomedicale, quindi molto interessante come possibilità di sviluppo. E abbiamo approfittato per presentare il nostro progetto di eccellenza in digitali attraverso questi digital promoter, che poi avranno il compito di andare azienda per azienda a fornire consulenza gratuita per capire qual è il fabbisogno tecnologico delle aziende e quindi aiutarli poi a strutturare una strategia per entrare nel mercato digitale. Questo si conclude poi con questo spettacolo Notti a Colori, che è la quarta edizione, che sarà proprio incentrata sulla realtà virtuale. Allora, oggi parlando di realtà virtuale, abbiamo indicato che è un sistema, una tecnologia fondamentale per le aziende per arrivare alla clientela, per far vivere un'esperienza del prodotto o del servizio in maniera completamente coinvolgente. È importante individuare quali sono le strategie che sono alla base di implementare una tecnologia abilitante di questa maniera. Diciamo che la clientela si sta abituando ad avere queste esperienze virtuali aumentate. L'azienda deve essere brava a mantenere quel contatto dall'esperienza che il cliente vive attraverso questi sistemi. Quindi, come abbiamo visto anche nei social network, è importante avere una gestione del feedback molto immediata. La logica di poter avere una gestione immediata anche con la realtà aumentata è fondamentale. Allora, questo progetto Eccellenza in Digitale nasce nel 2013 e poi si è evoluto pian piano finché siamo arrivati addirittura nel progetto in quest'anno, nel 2018. E questo progetto serve per aumentare la digitalizzazione sia della Camera di Commercio sia del territorio. Io in questo progetto sto facendo dei seminari formativi e sia for darò queste consulenze gratuite in azienda. Io verrò direttamente in azienda e darò la possibilità di diciamo, aumentare la consapevolezza digitale dell'azienda. La nostra impresa è nata da una necessità, la necessità di creare lavoro. Quindi sostanzialmente ci siamo uniti, abbiamo messo assieme il nostro bagaglio culturale, ognuno con la propria esperienza, prevalentemente background biomedico, e dopodiché ci siamo organizzati in modo tale da creare un business e soddisfare quindi delle condizioni di un mercato che, viste le nostre la nostra grande dimensioni, è appunto un mercato di nicchia, però proficuo. Il nostro mercato si rivolge agli sportivi, soprattutto agli sportivi professionisti e ai team. Il nostro prodotto è appunto un plantare customizzato che si va a interporre tra il piede e la scarpa, dando il necessario supporto durante l'attività fisica. Per quanto riguarda i progetti futuri, sicuramente vorremmo iniziare a collaborare con delle società sportive di minore interesse per poi crescere gradualmente.
e anche rivolgerci al campo ortopedico, viste le nostre conoscenze, il nostro background in ingegneria biomedica e ortopedia. E proprio su questo settore in questi giorni stiamo sviluppando della ricerca mirata, ovvero stiamo provando a stampare dei primi prototipi di protesi d'anca, di sostituti ossei e di ortesi per paesi del terzo mondo, e questo potrà essere sicuramente un ottimo grado di differenziazione del prodotto e della nostra attività nell'ambito del biomedicale, del 3D nel biomedicale.